sane energie di questa comunità cittadina. Ci abbiamo messo tutto e lo ringrazio qui in particolare Luigi. Dove stai? Ovviamente ringrazio tutti, Giulio Verde, Rossella, Lucillo, tutti quanti gli amici. Però se ci conoscete, e io credo che ormai voi ci conosciate, noi veramente cerchiamo di impegnarci al massimo per avere gente seria, competente, che abbia una grande passione per la propria comunità, per il bene collettivo. E il risultato è questa lista che appoggia come candidato sindaco Luigi, che è un professionista di questa città, un avvocato tratto come me nella mia precedente vita. L'onestà è un presupposto, l'etica pubblica è il presupposto, è la premessa, ma non basta. Occorre, e ce lo dobbiamo dire chiaramente, impegno, dedizione, competenza e capacità. Ecco perché questa squadra, avete visto, nelle sue varie componenti, c'è professionisti, insegnanti, imprenditori, commercianti, gente che si dedica al sociale, tanti impegnati nel sociale, ho sentito. Nel vostro complesso ci consentite di raccogliere tutte le sane istanze, giuste istanze di queste comunità. Quindi ci sono tutte le premesse per poter fare del bene, per poter aiutare Luigi in un compito non facile. Questo governo doveva, se voleva essere equo, giusto, aveva da fare una cosa che noi gli abbiamo già suggerito più volte. Perché in emergenza come queste, dopo la pandemia, dopo l'emergenza energetica, guardate che la ricchezza si concentra nelle mani dei pochi e ovviamente si allarga la festa di chi sta peggio. Doveva fare solo una cosa, doveva prelevare gli extra profitti dalle aziende assicurative, bancarie, farmaceutiche. Adesso le aziende che fabbricano armi e munizioni che stanno guadagnando tantissimo, prelevare da lì e creare un bel tesoro per fare un taglio al cuneo fiscale serio, salario minimo legale e rafforzare il reddito di cittadinanza. Non cercare di far cassa sulle spalle dei più bisognosi. Questa è la politica per noi. Torneremo. Un abbraccio a tutti.